Buonasera a tutti. Mi sentite da questo microfono? Sì, sta funzionando. Bene. Allora, io mi chiamo Giuseppe Argiolas e sono il presidente dell'Associazione dei Trapiantati Prometeo e Prometeus. Prima di tutto ringrazio l'amministrazione comunale di Sant'Antioco e in particolare Mario Corongio, il sindaco qui a fianco a me, per averci dato la possibilità di poter parlare con i cittadini di Sant'Antioco e soprattutto per averci dato la possibilità di farlo qui nella sala consigliare, che è la sala di tutti i cittadini, quindi è la sala di tutti noi, anche perché riteniamo che il messaggio che qui portiamo, cioè quello della donazione, è quello di far conoscere i trapianti che si possono fare nella nostra regione, sia un qualcosa di importante che appunto prevede che con una donazione degli organi che si può fare in un ospedale quando un paziente purtroppo muore in rianimazione, si possa dare la vita a tanti altri pazienti appunto con un trapianto di cuore, di fegato, di pancreas o anche di reni. Presento le persone che sono qui con noi, il dottor Giovanni Pantola che lavora nella chirurgia generale, Cristiana Caredda che lavora in cardiologia, che è di Sant'Anarnesi, quindi è quasi una vostra concittadina, ci teneva da molto a venire qui in questa zona. Mi ricordo che 2 anni fa ne parlammo di una manifestazione a fare qui nel Sulcis, siccome ci fermavamo sempre a Carbonia, e allora questa volta siamo venuti a Sant'Antioco. Stamattina eravamo comunque all'Istituto Tecnico di Allangioi di Carbonia, dove abbiamo fatto appunto una bella iniziativa, e domani mattina saremo qui con gli studenti dell'Emilio Lusso e ci saranno tutte le quarte e le quinte in un'altra manifestazione. Poi dottor De Dola è un chirurgo che ha lavorato fino a 2 anni fa nella chirurgia generale e quindi seguiva tutti i trapiantati di fegato. Io sono uno di quelli che è stato seguito da lui. Mi sono dimenticato di dirvi che anch'io sono trapiantato esattamente il 17 gennaio del 2008. E come me ci sono anche altri trapiantati. C'è quella signora che vedete di là in fondo, ecco, questa signora che è di Sant'Antioco, perlomeno abita a Sant'Antioco, è stata trapiantata 1 anno fa di fegato, e vi posso dire che io ero 1 anno che non la vedevo, come l'ho rivista oggi la trovo trasformata, nel senso che è tornata la bella donna di prima della malattia, davvero sana, tranquilla, serena, e questo è importante. Questa cosa le dico con gioia e con la serenità di chi appunto è riuscito a ricominciare a vivere, perché di fatto, cari amici di Sant'Antioco, per noi è molto importante, cioè avere un dono come appunto quello di un fegato, oppure di un cuore, oppure dei reni, significa fare la differenza tra il vivere e non vivere, oppure tra il vivere male e vivere bene. Sicuramente qualsiasi trapiantato voi incontrate, se gli chiedete quando è che hai avuto il trapianto, si ricorda a memoria la data, e si ricorda 2 date di nascita, quella della prima volta quando è nato dalla mamma e quella della seconda volta quando è uscito dalla sala operatoria. È impensabile che un trapiantato non si ricordi la data del trapianto. Poi è chiaro che la nostra gratitudine va alle famiglie che hanno donato, questo è evidente, però perché? Per ovvi motivi, perché ognuno di noi quando la mattina si alza e si guarda allo specchio si ricorda che se è vivo lo deve a qualcuno. E poi il nostro ringraziamento va a queste persone che in un ospedale come il Bruzzo fanno di tutto per farci ricominciare a vivere, quindi la gratitudine ci sarà sempre nei loro confronti e il nostro supporto è qui per quello. Credo che il dottor Pantola, il dottor De Dola e anche la signora Caretta possano confermare che da parte dei trapiantati c'è questa gratitudine, questa riconoscenza che non finisce mai, è una cosa che noi mettiamo in campo perché siamo veramente consapevoli di quanto hanno fatto per noi. Bene, adesso facciamo fare un breve saluto al sindaco, poi diamo immediatamente inizio al filmato che dura 22 minuti e poi noi normalmente facciamo così, non ci saranno relazioni di medici ma solo domande e risposte dei cittadini con i medici. Potete fare tutte le domande che volete e tutti i chiarimenti che riterete opportuno. Il filmato del Centro Nazionale dei Trapianti, fatto in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione, e serve soprattutto ad introdurre l'argomento appunto della donazione e l'argomento dei trapianti. Ma vedrete che sarà un bel filmato, insomma. Sono 22 minuti, però come si dice, l'ho spesi bene. Prego, signor Sindaco. Sì, grazie. Buonasera a tutti quelli che sono intervenuti. Siamo orgogliosi di avervi qui stasera per parlare di una cosa finalmente molto nobile. A volte si usa la sala
altre cose anche importanti, però credo che questa sia una cosa veramente di alto livello. Avere in Sardegna, peraltro, ormai dell'equipe come guidata questa dal dottor Zamboni, che è un'eccellenza credo in Sardegna, ma anche a livello nazionale, il capo di trapianto, insomma, ci fa onore. Quindi la sala è a vostra disposizione anche per tutte le altre volte che voi lo riterrete. Questa volta forse è stata organizzata in modo un po' affrettato, un po' questi ultimi giorni, però credo che sia un'esperienza da ripetere e saremo ben lieti di avervi qui. Noi vi ringraziamo per quello che fate, perché veramente quando si parla della vita delle persone credo che non ci sia cosa migliore per un cittadino dare la possibilità a un altro di poter vivere. E voi vi occupate di questo e fate felici voi stessi e anche quelli che donano e anche quelli che ricevono sicuramente. Ecco, io stasera ho preso la tessera, probabilmente ci rifletterò e credo che sia una cosa veramente importante che tutti noi dobbiamo fare. Quindi vi ringrazio di essere qui stasera. Grazie, buonasera. Grazie a lei, queste parole sono... queste parole sono per noi molto importanti. Il solo fatto che lei ci abbia detto che ha preso la testa alla casa del donatore ne vale la pena essere venuto. Diamo inizio ai nostri lavori con la proiezione del filmato. Un dono è più di un regalo. È qualcosa che arriva quando meno te l'aspetti. È un'azione che giunge al momento giusto. È un gesto che cambia ritmo alla giornata. O a una vita intera. Il regalo più bello che ho ricevuto, penso un disco particolare di David Bowie, la maglia autografata da Gennaro Gattuso, il basso con cui suono. Non saprei, ne ho ricevuti un po' troppi. Il regalo più bello che ho ricevuto è l'amore che ho avuto dai miei genitori. L'anello che mi ha regalato il mio fidanzato. Il regalo più bello è stato due mazzi di rose. È stata una persona che non vedevo da molto tempo e cui ero molto affezionata. Il regalo più bello che ho ricevuto? L'amore che ricevo dalla mia ragazza. L'aiuto che mi hanno dato i miei genitori a prendere la patente. Il mio pianoforte. E la macchina, anche, anzi, soprattutto. Nell'arco della nostra vita riceviamo una grande quantità di doni. Utili, inutili, futili, determinanti, attesi, inattesi, piccoli, grandi, simpatici, costosi, simbolici, classici, personali, stravaganti, originali, semplici pensieri. Quanti regali avete ricevuto nella vostra vita? Provate a pensarci. Nella mia vita ho ricevuto tantissimi regali, forse troppi. Se dovessi dire un numero... un centinaio. Direi su... 98. Allora, abbastanza. Direi più di 100 sicuramente. Da quando sono piccola azzarderei... 3 ogni Natale. Direi all'incirca 400. 150. Facciamo le cinquantine di regali, ecco. Potrei dire un centinaio come un migliaio. Difficile dirlo,
però possiamo provare a capire che cos'è un regalo. Un regalo, secondo me, è... Cos'è un regalo? Un regalo è il desiderio di creare un legame. È un gesto che è un'azione spontanea e sincera per dimostrare un'emozione. Una manifestazione della propria persona agli altri. Un regalo è qualcosa che si dà a qualcun altro. Cercare di rendere felice una persona. Con un regalo si può dimostrare l'amicizia e... l'affetto, l'amore. Di conoscere una persona. Adesso con la ragazza non dico per obbligo, perché non si dice, brutto. Però sì, sto scoprendo, sembra una presa fatta, però il piacere di fare il regalo. Regalare significa manifestare affetto, amicizia, stima, gratitudine, amore. E parla di noi. Significa dire a qualcuno: ti penso, ti voglio bene. Un regalo arricchisce chi lo riceve e chi lo dona. Ma c'è un regalo importante di cui vogliamo parlare. Un dono che possiamo fare a qualcuno che ne ha molto bisogno. Un regalo prezioso che può servire ad un altro per vivere ancora e vivere meglio. Mi chiamo Federico, ho 32 anni, abito a Casciana Terme, un piccolo paese in provincia di Pisa. Lavoro per l'associazione Vite Onlus, che è l'associazione trapiantati di fegato, rene e rene pancreas, qui a Pisa. La mia storia inizia nel 94, quando mi fu diagnosticata una rara malattia che colpiva il colon, quindi la parte finale dell'intestino e le vie biliari del fegato. Il professore che mi aveva in cura però disse una cosa che poi si è avverata. Disse che prima o poi avrei dovuto fare un trapianto di fegato. Nel 99 la profezia del professore iniziò a avverarsi, perché iniziai ad avere degli episodi febbrili sempre più frequenti. Avevo episodi febbrili per un anno, più o meno ho avuto ogni 10 giorni avevo 2 settimane di febbre, ogni 10 giorni 2 settimane di febbre, per cui la mia vita sociale iniziò a diminuire sempre più. Lo sport dovetti sospenderlo perché non potevo più allenarmi. L'università ugualmente subì uno stop molto, molto evidente. Quella che la gente chiama vita normale per me iniziava a diventare una vita complicata, e più che vivere sopravvivevo, cercavo il più possibile di essere forte, di affrontare la giornata con forza e con speranza, però questa febbre mi complicava un po' le cose. Sono venuto qui a Cisanello e sono stato ricoverato per 8 mesi e il professor Filipponi decise nel maggio del 2003 di mettermi in lista d'attesa, perché soluzione non c'erano, i miei vie biliari si chiudevano sempre più, il fegato stava andando in cirrosi e speranza di vita sempre meno. Sapevo che tutti i giorni potevano essere buoni per morire, sentivo che stavo andando via, sentivo che la sera mi addormentavo sempre più tardi, cioè cercavo di addormentarmi sempre un pochino più tardi per godermi altri 10 minuti di vita, perché sapevo che poteva essere l'ultima notte che vivevo, e la mattina dopo quando mi svegliavo mi sentivo già bene, perché anche se la mia vita stava finendo, però ero ancora vivo, avevo un altro giorno di speranza, e sapevo che l'unica mia salvezza di vita era il trapianto. Una volta fosse arrivato un organo compatibile, sapevo che entrando in sala operatoria comunque sarebbe andata bene. E quando arrivò questa telefonata e mi fecero mettere seduto e mi dissero che c'era un organo compatibile, mi domandarono se volevo farlo. È stato un attimo, un lampo in cui avrei detto aspetto il prossimo, quasi quasi, però fu proprio un attimo, perché poi dissi no, è l'unica speranza di vita è legata a questo organo, per cui ho accettato. Marta era una ragazza che nel 97 frequentava l'università a Roma, la Sapienza, e mentre percorriva i viali appunto dell'università fu ferita da un proiettile, e dopo 5 giorni passati in ospedale purtroppo per lei non c'è stato più niente da fare, e i medici ci hanno chiesto appunto se volevamo donare gli organi di Marta. Lei me l'ha detto più volte in varie occasioni dicendo: mamma, se dovesse capitare qualcosa a me sappi che io sono disponibile alla donazione. Nel momento in cui a me mi hanno detto che purtroppo per Marta non c'era più niente da fare,
in quell'attimo io ho avuto proprio come un colpo diretto, diciamo, al petto, un fortissimo dolore. E nel momento in cui io e mio marito abbiamo detto di sì alla donazione degli organi di nostra figlia, in quel momento io sono stata, tra virgolette, bene, ho avuto una grande sensazione di pace e questo veramente mi ha aiutato e mi ha dato la forza di separarmi da mia figlia. Nel momento in cui veniamo a conoscenza della disponibilità di un potenziale donatore di organi, si attiva un meccanismo estremamente complesso che coinvolge più ospedali. Il coordinatore locale dell'ospedale in cui si genera questo potenziale donatore si mette in contatto con il centro regionale dei trapianti, dove si comincia la valutazione per l'allocazione degli organi. A quel punto i centri di trapianto attivano il loro coordinamento del centro, il coordinamento dei trapianti, che appunto inizia le procedure per chiamare al centro il ricevente. Viene trasferita l'equipe di prelievo dal centro di trapianto alla rianimazione, laddove è presente il donatore, per il prelievo appunto degli organi. Nello stesso tempo l'ospedale dove si effettuerà il trapianto è un ospedale che viene allertato e messo immediatamente in attività per questo intervento. Viene informato il centro trasfusionale, il laboratorio d'analisi per tutti gli accertamenti che saranno necessari durante l'intervento di trapianto, e tutta quella parte, diciamo, di consulenze ospedaliere, cardiologiche, l'anestesista, il rianimatore, che poi di fatto saranno parte dell'intervento. Quindi l'equipe chirurgica è ovviamente supportata praticamente da tutto l'ospedale, se così si può dire, nei suoi punti più strategici, quelli diagnostici e quelli operativi. Oggi possiamo comunque affermare che nel contesto di tutti gli organi la sopravvivenza e la buona qualità di vita si attesta su numeri che sono superiori al 90%. Già dopo un giorno, due giorni dal trapianto che mi hanno alzato dal letto, ho sentito una forza esagerata, la stessa forza, la stessa vita, la stessa linfa vitale che se ne stava andando qualche giorno prima, che se ne stava uscendo dal mio corpo, era rientrata tutta insieme in me. La mia vita dopo il trapianto è una vita favolosa, è tornata una vita normale. Ho ripreso piano piano ad uscire normalmente, ho ripreso piano piano anche a lavorare e ho ripreso anche l'attività sportiva. E ho iniziato ad allenarmi, ho preso contatti con l'ANED, che è l'Associazione della Nazionale dei Trapiantati, e mi sono allenato piano piano con grande fatica, però spinto da questa voglia di fare questi campionati. E nel 2005, nel maggio del 2005, a Milano ho fatto i campionati italiani, nella specialità del nuoto, ho vinto le selezioni e sono stato selezionato per la Nazionale Italiana Trapiantati. E nel luglio del 2005 in Canada ho partecipato ai campionati del mondo per trapiantati. E i campionati del mondo sono andati molto bene perché ho vinto fra gare individuali e staffetta 3 medaglie d'oro, un argento e 2 bronzi e ho stabilito nei 50 run al record del mondo. Continuo a allenarmi, mi sto preparando per i prossimi campionati italiani e per i prossimi campionati del mondo e spero comunque di continuare a allenarmi per dare questa mia testimonianza forte, non solo a chi è in lista d'attesa ma anche a chi è contrario alla donazione d'organi. Adesso vivo molto bene, vivo 10 centimetri da terra. Al mattino quando mi sveglio sono già contento di essere sveglio, perché di essere attivo, di essere vivo, perché so bene cosa vuol dire poter lasciare la vita ogni istante. E poi c'è un'altra cosa. Senza dubbio il fatto di aver ricevuto un organo mi rende responsabile nel vivere una vita retta, nel vivere una vita a pieno, perché voglio, io dico sempre questa espressione, io voglio, quando morirò anch'io, spero fra 100 anni, voglio andare anch'io, se magari andrò in paradiso, voglio tornare di là e conoscere magari il mio donatore e stringergli la mano e magari sentirmi dire: bravo Fede, hai fatto proprio una bella vita, proprio ti sei meritato quello che hai ricevuto. È per questo che mi impegno il più possibile per testimoniare questa mia rinascita. Questo dono può essere difficile e sofferto,
ma è una freccia che ci spinge verso il futuro. Il testimone di una corsa che ci porta un poco più avanti. La storia di Federico è la storia di tantissime persone. È una storia di ogni giorno in cui tutti noi possiamo essere protagonisti. I successi ottenuti negli ultimi anni hanno generato grande entusiasmo e grandi speranze sulle potenzialità del trapianto. Ma la difficoltà nel trovare donatori e organi è ancora molto grande. E allora sciogliamo qualche dubbio incrociando due esperti che hanno dedicato il loro impegno alla donazione. Nome: Alessandro. Vincenzo. Cognome: Nanni Costa. Passarelli. Professione: medico, direttore Centro Nazionale Trapianti. Ricercatore e presidente nazionale dell'AIDO. Di cosa si occupa il Centro Nazionale Trapianti? Del coordinamento delle attività di trapianto in Italia, il che vuol dire lavorare per cercare di averne il più possibile e controllare che tutto vada bene. Di cosa si occupa l'Associazione Italiana per la Donazione Organi, Tessuti, Cellule? Da oltre 30 anni AIDO promuove la cultura della donazione degli organi e dei tessuti. Promuove anche la cultura della prevenzione e raccoglie le dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione degli organi e dei tessuti. Quanti trapianti vengono effettuati in Italia? 3.100 ogni anno. Quali organi si possono trapiantare? Il cuore, i reni, il pancreas, il fegato, il polmone e l'intestino. Si possono trapiantare solo gli organi? No, si trapiantano anche i tessuti. La cornea, il tessuto cutaneo, il tessuto osseo, i tendini, le valvole cardiache e i vasi sanguigni. Molto promettente è anche il trapianto delle cellule staminali, che si possono prelevare dal midollo osseo e dal cordone ombelicale. Queste cellule sono capaci di rigenerare i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine del sangue. Ma hanno anche la capacità straordinaria, una volta iniettate, di trovare la strada per colonizzare proprio la zona malata, assumendo le caratteristiche dei vari tipi di cellule del sangue. Chi può aver bisogno di un organo nuovo? Molte persone, tutte quelle che hanno un'insufficienza d'organo grave, una malattia a un organo che non si può più curare, e che alla fine richiede solo la sostituzione, cioè il cambio del pezzo. Tutti possono essere donatori? Sì, tutti. Ad esempio, per quanto riguarda il rene e il fegato, quello che conta non è l'età biologica, ma invece la loro funzionalità. Quanti trapianti vanno a buon fine? Quasi tutti. Diciamo il 90% subito. A distanza di 10 anni, 7 pazienti su 10 hanno un organo funzionante. Un paziente trapiantato potrà condurre la vita di sempre? Assolutamente sì. Conduce la vita che faceva prima di ammalarsi. Può ritornare tranquillamente alla sua occupazione, può fare sport, può addirittura, se è in età fertile, avere dei figli. È vero che nel 2005 in Italia abbiamo raggiunto il primo posto in Europa per la qualità dei trapianti? È vero. I medici che seguono i trapianti, i chirurghi, sono molto bravi. Da quanto tempo si eseguono i trapianti? Il primo trapianto di organo è stato fatto nel 1956, un rene fra due gemelli negli Stati Uniti. Nel 2006 in Italia abbiamo festeggiato i 40 anni del primo trapianto di rene che è avvenuto a Roma. Ma è da più di un secolo che la medicina ha iniziato il lungo percorso che ci ha portato ai risultati di oggi. Già nel 1902 un chirurgo, si chiamava Alexis Carrel, mise a punto la tecnica per congiungere due vasi sanguigni. Da queste tecniche partirono allora i primi esperimenti di trapianto sugli animali. Ma c'è un ultimo anniversario da ricordare. 40 anni fa il professor Barnard eseguì il primo trapianto di cuore. E forse è proprio questo l'evento che iniziò a raccontare al mondo che il trapianto era diventato una reale possibilità di cura e guarigione. Di cosa ha paura la gente? Se riusciamo a spiegare che il donatore è stato davvero curato nel modo migliore possibile prima della morte, e se riusciamo a spiegare che gli organi verranno usati per il paziente che ne ha più bisogno in modo chiaro e trasparente, allora probabilmente la famiglia non si opporrà alla donazione dell'organo. Le religioni sono favorevoli al trapianto? Tutte le religioni sono favorevoli alla donazione e al trapianto degli organi, perché credono nel valore della vita. Se qualcuno volesse donare i propri organi, come può fare? Può sottoscrivere il tesserino inviato nel 2000 dal Ministero della Salute, ma anche i vari tesserini che vengono distribuiti dal Centro Nazionale Trapianti oppure dalle associazioni del settore. L'altra operazione che si può fare è di annotare su un foglio di carta
il proprio nome, cognome, data di nascita, il sì o il no alla donazione, la data, la firma e portare sempre con sé questo foglio di carta. In qualunque momento la posizione favorevole o contraria alla donazione degli organi può essere sempre revocata. Da ricordare inoltre che la legge prevede che i cittadini devono aver compiuto i 18 anni di età. Quante persone attendono ora un organo in Italia? 9.000. Ci sono tanti tipi di doni. E come avete visto, un dono può essere importantissimo. È necessario avere una cultura del donare ancora più forte per far sì che tutti coloro che attendono un trapianto lo possano avere. In Italia ci sono decine di associazioni e migliaia di volontari che lavorano a questo scopo, perché solo la cultura diffusa sulla necessità di donare i propri organi ed un impegno concreto perché la volontà del donatore venga rispettata sono la via per cambiare le cose. Migliaia di persone sono in attesa. Sono venuta in contatto con molte persone che hanno ricevuto per la seconda volta il dono della vita e vedere queste persone che hanno questa grande voglia di vivere, questa grande gioia che cercano di esprimere in tutti i modi, e allora ho fatto una piccola riflessione. Ho pensato, ecco, quel dire di sì per la vita per gli altri che abbiamo preso circa 10 anni fa, credo che sia stata l'unica cosa che noi potevamo fare, la cosa più giusta. Si trapianta un terzo delle persone che sono in lista d'attesa ed è positivo per quel terzo di persone che hanno ricevuto un organo. Però pensiamo agli altri 2/3, che fine fanno? Che vita fanno? Molti continuano a vivere magari in dialisi, molti invece non ce la fanno, perché chi è in lista d'attesa ha sempre questa speranza, però purtroppo non tutti arrivano al trapianto ed è per questo che è bene parlarne, è bene aumentare la cultura della donazione, perché il 100% di chi è in lista d'attesa riesca ad avere un organo. È un sogno forse, però bisogna impegnarsi il più possibile perché tutti abbiano il diritto veramente a tornare a una vita normale. E se saremo pronti a donare, qualcuno potrà aiutare anche noi. Continuo con i ringraziamenti per quanto riguarda questa manifestazione, a parte Vittorio Macri, che è il nostro responsabile del SULCIS per quanto riguarda la Prometeo. Saluto l'assessore comunale alle politiche sociali Mariella Piretta e l'assessore provinciale alla cultura Alessandra Pintus, che in un certo qual modo hanno favorito la nostra presenza qui. Ecco, come volete, Stefano, non c'è problema. I medici sono a vostra disposizione, per cui tutte le domande, tutti i chiarimenti che riterrete opportuni sono a disposizione, sia che riguardi il fegato, reni, pancreas e cuore, non c'è problema. Prego. Io ho vissuto in qualche modo una situazione di questo tipo perché mio padre è morto di emorragia cerebrale e mi è stata chiesta l'autorizzazione all'esponente degli organi che io ho dato. Per cui sono molto felice di aver partecipato a questa serata perché mi rendo conto di quello che è successo. Io ne avevo un'idea molto vaga e adesso finalmente capisco che cosa è stato, cosa ho voluto dire. E ne sono felicissimo, se prima avevo qualche dubbio adesso qualsiasi dubbio mi è completamente svanito. Ho sentito una cosa prima, non è importante l'età biologica per alcuni organi, giusto? Cioè vuol dire che una persona anche anziana, come poi di fatto il mio padre, alla fine, tra virgolette, passatemi il termine, serve ancora qualcosa, cioè parte del suo corpo possono servire ancora per... Perché io non so cosa è stato spiantato, io ho dato l'autorizzazione, però non mi è stato detto poi alla fine... però suppongo a questo punto che il fegato, a quanto pare, i reni potessero ancora servire, le corne e cose di questo tipo, dico bene? È stato spiantato, non so io perché sono l'ex moglie, sono vedova, è stato spiantato il fegato, i reni e le corne, anche se il mio marito aveva 78 anni. Non era giovanissimo, però questi organi erano sanissimi e sono
stati li abbiamo donati, spero, a delle persone che vivano bene. E c'è una manina che si alza. Era un nonno. Era una nonna. Sentiamo tre generazioni. Mi hanno detto che se un uomo ha una... è un po' vecchio per come la nonna Luciano, che aveva 78 anni, se uno ha gli organi, è vecchio, ma gli organi ancora un po' funzionanti, li può utilizzare? Cioè... Allora, per quanto riguarda il cuore, abbiamo qui la caposala della cardiologia, la signora Caredda, che si occupa di trapianti di cuore, quindi le risposte non le danno solo i medici, ma le diamo in tanti, perché a questa attività partecipano tante persone, come avete visto. Allora, per quanto riguarda il cuore, cosa puoi dire a questa famiglia che veramente ha fatto questo grande atto d'amore con questa donazione? Allora, il cuore, lo sapete, è l'organo centrale che ci permette, considerata la pompa che garantisce il funzionamento di tutti gli altri organi. Per la donazione del cuore ci sono invece dei limiti d'età. Nel senso che oltre una certa età non è più prevista che venga donato, proprio perché essendo il cuore dell'organismo, cioè proprio il... Non ho capito cosa hai detto? Di una certa età. Ecco. Essendo un cuore di una certa età, forse non può dare le stesse garanzie che dà invece un altro organo. Per cui prelevarlo e offrirlo ad una persona che sta male e poi non dargli la garanzia che comunque starà bene, non si può. Ecco. Ma come mai non la situazione Aido, quando appunto è morto mio marito, praticamente voleva che gli organi non avessero più di 60 anni. Infatti lui era iscritto all'Aido, però il tesserino gliel'hanno dato fino a quell'età, e quando è deceduto aveva 78 anni. Sono stati i medici dell'ospedale dove è morto a dirci che potevano usare i suoi organi, perché l'Aido non... Dunque, è vero, posso? Però, allora, io tanto, prima che si diano delle risposte tecniche, allora, per quanto riguarda il cuore, fino a 50 anni l'età del donatore è valida per dare questo cuore ad un ricevente, perché la attesa di vita del ricevente e la qualità di vita che fa deve essere una buona qualità di vita, e quindi per il cuore c'è un limite d'età. L'osservazione che fa lei è che nella scheda dell'Aido c'era una comunicazione che vi ha un po' creato dei dubbi. Il problema è quello che probabilmente suo marito aveva fatto questa dichiarazione di volontà negli anni 70 forse, e siccome la medicina evolve, i criteri per donare gli organi, anche quelli cambiano col passare del tempo. E difatti, per esempio, vediamo il dottor Fantola cosa può dirvi per il fegato, per i reni, per il pancreas, per le cose. In realtà i criteri degli anni 70 non li conoscevo, perché conosco questi di questi... degli anni, diciamo, di questi anni qui, perché io lavoro in realtà da un anno e mezzo, da due anni, diciamo, al centro trapianti. Prima cosa da dire è che il donatore viene valutato attentamente prima di essere reso idoneo a donare gli organi.
La valutazione viene fatta in generale per il donatore e in particolare per ciascun organo. E per quanto riguarda il fegato, per esempio, che è l'organo che trapiantiamo noi, fegato e pancreas, arriva al centro trapianti, quindi il direttore generale del centro trapianti o chi per lui deve decidere se l'organo è idoneo. Non solo deve decidere se l'organo è idoneo, ma deve decidere qual è il ricevente, quindi la persona che deve ricevere l'organo, al quale va meglio quell'organo lì. Perché è molto importante, io faccio sempre l'esempio, anche che è molto semplice, della differenza anche volumetrica, quindi un fegato molto grande non può essere trapiantato in termini tecnici, poi ce ne sono tanti altri di valutazioni, di compatibilità, non può essere trapiantato in riceventi piccoli o comunque di più piccoli, quindi non c'è una compatibilità dimensionale. Io poi all'inizio dell'attività lavorativa e chirurgica, logicamente a me capita più spesso di andare a fare il prelievo, quello che alcuni appunto chiamano espianto, in realtà si chiama prelievo d'organo, e il prelievo mi ha permesso di vedere in questi anni diversi donatori, e la cosa che sorprende di più è proprio questa, cioè l'età spesso non è direttamente proporzionale alla qualità, se possiamo chiamarla così, dell'organo, e neanche spesso agli esami del sangue che uno può avere prima. In realtà poi la valutazione macroscopica, la valutazione istologica, insomma la valutazione dell'organo, anche i donatori anziani hanno degli organi perfetti, ecco, che quindi possono andare bene a molti riceventi. Io vorrei, anche se ho questa età, vorrei comunque avere la possibilità, se i miei organi saranno utili a qualcuno, di donarli. E allora, come non c'è, il concetto è che non c'è una correlazione tra età anagrafica ed età biologica. Esiste un problema per quanto riguarda il cuore, perché non si può dare il cuore ad un anziano oltre una certa età. Per quanto riguarda il fegato, abbiamo fatto trapianti di fegato con donatori anche di 92 anni e questi trapianti sono andati molto bene. Quindi il criterio età non è vincolante. Per quanto riguarda il rene, però sempre nell'ambito del criterio età, è chiaro che non si attribuisce un fegato di una persona di 80 anni ad un giovane di 30 anni. Si cerca sempre di combinare la destinazione di quell'organo in maniera che, essendoci un problema di dare una vita la più lunga possibile, con questa combinazione si ottiene questo grande risultato, per cui i trapianti di fegato in Italia sono iniziati da 20 anni, abbiamo delle sopravvivenze di 20 anni, in Francia sono iniziate prima, si hanno delle sopravvivenze da quando hanno iniziato a fare il trapianto. A 10 anni la sopravvivenza è del 70% per i trapianti. Per il rene, idem, lo stesso discorso per il fegato, cioè si cerca di abbinare sempre età del ricevente e età del donatore. Però, non so se questa cosa vi giunga particolare, si può fare addirittura se il donatore è un anziano, che ha dei reni che non funzionano perfettamente, ma comunque funzionano, si può fare addirittura un doppio trapianto del rene, cioè trapiantare nella stessa persona, che in questo caso sarà una persona anziana, anche il doppio trapianto, cioè due organi. Cioè la tecnica chirurgica è in così continua evoluzione che il criterio di età non vale. Cosa è successo poi? Che oltre ai donatori anziani,
c'erano molti donatori giovani, perché in Italia non si usava il casco della motocicletta. Fortunatamente queste donazioni giovani sono crollate con l'uso del casco. E questo qui, vedete come una cosa banale può cambiare la vita. Fortunatamente quelle donazioni sono diminuite. Poi un'altra, per il pancreas, cosa può dirvi della donazione, che è un altro organo molto delicato? Sentiamo il dottor Fantola sul pancreas. Per le cornee si possono dare a tutte le età, perché non si tratta di un organo ma di un tessuto, e quindi sarà l'oculista che fa quel prelievo, che se sono idonee le preleverà. Le cornee vengono mandate in una banca delle cornee, che è unica per tutta Italia, dove si possono conservare e poi verranno attribuite. Quindi per le cornee il limite è quello, se sono delle dei tessuti in buono stato. Per il pancreas c'è un altro problema. No, dunque, il pancreas c'è una cosa un po' particolare, perché è un trapianto un po' delicato. Non è tecnicamente difficile come trapianto, però l'organo deve essere perfetto per poter essere trapiantato. Poi diciamo così, noi i trapianti li viviamo, i trapianti salvavita, cioè quando noi trapiantiamo un fegato stiamo salvando la vita di una persona, quando trapiantiamo un cuore salviamo la vita di una persona. Quando trapiantiamo i reni e il pancreas, noi stiamo, non stiamo salvando una vita, stiamo migliorando la qualità della vita, quindi per migliorarla ci vuole un buon organo perché veramente funzioni bene. Quindi questa è una cosa cruciale per quanto riguarda il trapianto di pancreas. Lì sì, i limiti sono maggiori, cioè i limiti sono molto di più legati all'età, un po' come il cuore, e alla qualità, che deve essere ben studiata prima del trapianto. Non solo, ma il pancreas soffre un po' di più di quella che viene chiamata l'ischemia, che sarebbe quando si porta via l'organo, si fa il prelievo d'organo, l'organo si mette nel ghiaccio perché venga conservato, però questo non è che può durare a lungo senza l'apporto di ossigeno tramite i vasi sanguigni, il sangue, cioè. Mentre per il fegato può durare anche 20 ore, quindi io posso andare a Campobasso, anzi a Termoli, ecco, non ci sono i stati. Sì. Allora, Termoli bisogna prendere un aereo, ecco, arrivare magari a Roma oppure all'Aquila, poi bisogna prendere una macchina, ci vogliono 2 ore di tempo per arrivare lì, poi bisogna prendere l'organo, poi bisogna fare altre 2 ore di macchina, poi bisogna riprendere l'aereo e ritornare in Sardegna. Quindi il tempo passa, ecco. Quel pancreas non funzionerebbe bene, perché ci passa troppo tempo nell'ischemia. Quindi limitiamo un pochettino purtroppo le donazioni di pancreas. Attenzione però, perché oggi, signore, adesso lo scusi, oggi abbiamo la possibilità anche di fare trapianti differenti, che sono i trapianti di isole, cioè si prendono degli organi, si isolano di pancreas e si isolano le cellule che poi vengono trapiantate, quindi solo le cellule, però questa fa parte ancora della ricerca scientifica, cioè non ci sono dei dati. Voglio completare un altro concetto. Qui abbiamo parlato di donazione e di trapianto su riceventi adulti, ma se dobbiamo fare un trapianto pediatrico, l'organo come deve essere secondo voi? E pediatrico intendo anche 2 anni, 3 anni, 1 anno. E mentre di là compariva la scritta che per il trapianto su adulti c'è una lista d'attesa di 9.000 persone che aspettano la donazione e abbiamo 3.000 trapianti che vengono fatti, solo un terzo, per quanto riguarda l'attività di trapianto pediatrico esistono 4 o 5 centri in Italia e
non c'è lista d'attesa per il trapianto pediatrico. Cioè lo Stato italiano dà questa, questo primo posto. E allora come risolvereste il problema di dare un organo ad un bambino, per esempio per il fegato? È possibile che quel donatore, anche se adulto, il fegato venga diviso e quindi si fa una divisione del fegato di un donatore. Chiaramente quel fegato che viene donato deve essere un fegato di buona qualità. Che cos'è questa divisione del fegato? E vedete che quindi è un'attività molto complessa, perché in quel fegato donato che viene diviso, una parte andrà ad un bambino ed una parte andrà ad un adulto. Il direttore del Centro Trapianti di Cagliari proviene da Torino, dove si è formato, perché poi anche loro, i giovani chirurghi, fanno questa formazione per imparare a dividere il fegato, e quindi vedete che anche da una donazione di un fegato di un adulto si può dare la vita ad un bambino e la vita ad un adulto. E non so se il dottor Fantola vuole aggiungere qualcosa sull'attività di divisione del fegato, perché il cuore non può essere diviso e quindi per un pediatrico bisogna trovare un cuore. Ma dipende dall'età. Cosa ci puoi dire? Perché così inseriamo anche il trapianto pediatrico. Ovviamente non abbiamo la tua esperienza e poi l'esperienza di Nanni. Sì. Ovviamente a Cagliari non abbiamo esperienza di trapianti pediatrici, cioè di bambini molto piccoli, perché c'è la necessità di avere un centro di cardiochirurgia pediatrica, appunto, che attualmente a Cagliari non c'è. Posso dirvi però che per esempio abbiamo trapiantato diversi ragazzini dai 14 anni, addirittura una ragazzina di meno di 14 anni, e che cos'è che fa, qual è l'organo richiesto in questi casi? Un organo che sia compatibile con le, al di là della compatibilità, voi sapete che così come per le trasfusioni è necessario essere compatibili, così anche per gli organi. Io devo offrire al ricevente un organo che il suo organismo non rigetti, quindi che sia compatibile con chi lo riceve, appunto. Vi dicevo, qual è l'elemento che caratterizza appunto il fatto che possa ricevere o no questo il cuore? Le dimensioni. Quindi non è più l'età, chiunque può donare un cuore, certo ovviamente se abbiamo un ragazzo di 14 anni meglio sarebbe avere un cuore giovane piuttosto che un cuore di un donatore in età avanzata, però quello che è fondamentale sono le dimensioni. Se ho un soggetto che pesa 80 kg e è alto 1,80, un cuore di un donatore che pesi 40 kg e sia alto 1,50 forse non è adeguato alle necessità anche metaboliche del ricevente. Per cui la differenza è quella, cioè l'elemento richiesto appunto è questo. Ecco. Sul fegato diviso puoi aggiungere sì, qualcosa? Sì, è una tecnica di altissima specializzazione, cioè è stato vero a Torino il mio maestro, però è stato anche in Giappone per andare a vedere questi tipi di tecniche, ci sono tecniche estremamente complesse. E io volevo aggiungere solo una cosa, che come il trapianto, ma soprattutto queste tecniche ancora più complesse, richiedono non solo capacità, applicazione e quant'altro, ma richiedono anche un investimento di risorse in termini di personale medico, infermieristico, ma medico non vuol dire chirurghi, vuol dire anche i radiologi, gli anestesisti, tutte persone peraltro dedicate a questo, cioè che devono saperlo fare bene evidentemente. Quindi è diciamo così una
un investimento importante, ecco, importante per tutti. Secondo me necessario perché la direzione nella quale si deve andare. È però molto difficile far capire anche questo tipo di investimento, soprattutto a autorità anche che devono investire soldi, tempo in questo tipo di attività. No, se così interrompiamo i tempi che intercorrono tra la donazione, diciamo, del pianto e poi il trapianto delle prostate, quali sono? Quanto intercorre tra una donazione? Deve essere brevissima. I cardiologi sono quelli che fanno la corsa più veloce. Lui ci ha parlato prima di tempi di ischemia, che sono appunto i tempi nei quali l'organo viene prelevato, i tempi che intercorrono tra il prelievo e poi il trapianto, il reinserimento nell'organo. Devi spiegare, perché parliamo anche a quella signorina, e gli devi spiegare l'ischemia, perché se no ti fa la domanda. Allora, cos'è l'ischemia? Sai che noi per vivere dobbiamo mangiare, eh? I nostri organi per vivere hanno bisogno dell'ossigeno. Chi porta l'ossigeno ai nostri organi è il sangue. Allora, se io tolgo un organo, qualunque organo, un rene, il cuore, il fegato, qualunque altra cosa, da una persona, ovviamente se io glielo tolgo il sangue non gli arriva più. Quindi quell'organo viene conservato nel ghiaccio, perché se io lo raffreddo, lui lavora di me, ha minore necessità di sangue, di ossigeno, di sangue e quindi di ossigeno. Che cosa sono i tempi di ischemia? Sono il tempo che intercorre tra il prelievo di questo organo e poi il reinserimento nel corpo del ricevente, della persona che sta male e ha bisogno di questo nuovo organo. Cioè il tempo nel quale questo organo rimane senza ossigeno. Però mi sono persa nel tempo e dicevo, i tempi di ischemia. Ovviamente il tempo deve essere il minore possibile. Il minore possibile. Bisogna fare delle corse. Ecco perché ci sono percorsi privilegiati, dei trasferimenti privilegiati, soprattutto quando gli organi debbano essere prelevati in località molto distanti dal punto in cui è presente il ricevente. Per un cuore sarebbe bene far intercorrere al massimo 4 ore tra prelievo e trapianto. Nanni, devi spiegare a quella bambina e quindi parliamo un linguaggio da bambini. No, giusto. Quanto tempo per un fegato? Dunque. Per il fegato, tra prelevare il fegato e trapiantarlo, abbiamo margini di tempo più lungo. Sì, possono passare anche 10, 12 ore, sino a 20 ore anche. Però è vero che prima si fa meglio. Adesso parla tu, poi diamo la precedenza, sentiamo quest'altra facile però. Sì, mi hanno detto che il cuore si può cambiare ma il cervello che non si può cambiare, e a me sembrava che il cervello si potesse cambiare ma non il cuore. È complicata. Ma in che senso? Perché pensavi questo? Pensavo questo perché il cuore ti fa vivere, nel senso, ma il cervello comanda tutto il resto, comanda tutto il corpo. Bellino. Questo è giusto. Fin qua siamo giusti. Ma il cuore è un organo molto importante del corpo umano. A me sembrava che, visto che il cuore ci fa
il cervello fosse un pochino meno importante del cuore. No, no, è importante il cuore, è importante anche il cervello. Il cervello non si può trapiantare. Quindi, quindi il cervello che ci abbiamo, ecco, qualcuno ha detto meno male. Sentiamo invece lì la signora. Allora io volevo prima di tutto ringraziare per queste informazioni, perché attraverso le informazioni e il parlare si forma la cultura di quello specifico. Quindi grazie per questo. Poi volevo dire questo, che il filmato ci ha fatto vedere la meravigliosa efficienza, cioè la prassi di questi medici che corrono, perché è una cosa meravigliosa, quindi grazie anche di questo. E corrono anche Volevo chiedere questo, quali sono le resistenze? Perché abbiamo visto religiose non ce ne sono, burocratiche non so se ce ne siano, soprattutto penso, dati dati, che siano resistenze di tipo affettivo, nel senso che, lo chiamo così perché non mi viene un altro nome, nel senso che i familiari sono quelli che fanno forse più resistenza, se uno non l'ha fatto in vita. Allora, per supportare, diciamo così, penso che per supportare un familiare che fa una scelta del genere, secondo me è proprio uno che prima ha la cultura, no? Mettiamo che dobbiamo convincere le persone, poi, praticamente lo scopo qui è questo, e c'è un supporto, non so, più psicologico, non so, come avviene questo? Avviene solo tra medici e familiari, oppure c'è anche qualche supporto per questi familiari che non avendo la cultura non sarebbero disponibili? E io volevo farle io una domanda, cioè questo potenziale donatore, e dove si trova? Dal filmato si è capito dove si trova il donatore. Il donatore si trova nelle liste, no? No, il donatore. Nella lista ci sono quelli che devono ricevere. In animazione. Non so, nelle famiglie, non so, e se accade praticamente. Se accade. Beh, allora. Qual è la dinamica? Il donatore che viene utilizzato, a cui si prelevano gli organi, dove si trova? Ma in quale sede dell'ospedale? In rianimazione, allora abbiamo il donatore di cui vengono utilizzati gli organi, si trova in una rianimazione, d'accordo? E allora il problema che pone la signora è il supporto dei familiari. Prima cosa, quella situazione è una situazione estremamente drammatica, perché ci si trova davanti ad una persona che è ricoverata in una rianimazione, che è in una condizione di morte cerebrale e quindi viene segnalato al centro trapianti come potenziale donatore. Chi dà il consenso a quella donazione? Sentiamo la signora. Chi dà il consenso? La danno i familiari. Ovviamente. Però potrebbe succedere che quella persona che si trova lì abbia tra i suoi documenti un tesserino come questo, in cui c'è scritto, perché lui è in morte cerebrale, nei suoi documenti trovano il tesserino. E quindi lui ha già fatto, quando era in vita, un atto di volontà donare. Però i familiari devono essere favorevoli a questa donazione. Quando c'è questa cultura è più facile la donazione.
Quando dove stanno le difficoltà? Appunto, questo volevo sapere. Ecco, dove sono le difficoltà? Ovviamente intanto quali sono le situazioni? Abbiamo parlato di un donatore che improvvisa, cioè di una persona che nel giro di poco in genere diventa un potenziale donatore. Per cui c'è anche la difficoltà da parte della famiglia, da parte dei familiari appunto, di trovarsi in un arco di tempo molto breve spesso, molto breve, a dover prendere una decisione che è anche una decisione importante. Perché lei dice che cos'è che li frena? Forse un fatto affettivo, sicuramente, l'aspetto culturale. Non è abbastanza diffusa la cultura della donazione, ecco perché ci sono questi momenti di sensibilizzazione, perché la donazione dà dignità alla morte, dà un altro valore alla morte, che altrimenti sarebbe una morte di un giovane che muore per un incidente stradale, per un evento tragico, sarebbe una morte, un evento assolutamente assurdo, non avrebbe che valore ha alcuno, nessuno. Se tu riesci, se tu familiare riesci a trasformare questa assurdità in un atto di donazione che ha un valore enorme per altri, non per un altro, per altre persone, perché voi sapete che da un donatore diverse persone riescono a beneficiare, possono beneficiare di una nuova vita. Ecco, se si riesce a fare questo passo, ecco, succede questa cosa, succede, si trasforma, che quali sono le resistenze? Quello che abbiamo appena detto, il fatto che non si sappia, che non si conosca, che non, a volte che non abbiamo neanche la cultura dell'altro, nel senso che se noi abbiamo la cultura dell'altro, ci mettiamo il problema di chi sta male, di un ragazzo come abbiamo visto nel filmato che ogni giorno sta sveglio 10 minuti in più, mezz'ora in più, perché ha terrore di non svegliarsi l'indomani mattina. Noi sicuramente tutti abbiamo l'esperienza di persone, io per esempio uno dei nostri giovani trapiantati non riusciva addirittura più, poco prima del trapianto, neanche a tagliare la pizza, ma per dirvi, cioè, proprio le cose normali, a lavarsi, a farsi la barba, a fare qualunque altra cosa, ecco. Se riusciamo ad avere questa cultura, cadono le resistenze. Chi ci supporta? Lei chiedeva anche questo. Chi supporta i familiari che in una rianimazione hanno questa devastante notizia che non c'è più nulla da fare per il loro congiunto e che invece possono, ai quali viene chiesto di donare gli organi del congiunto. Li supportano gli operatori sanitari che ovviamente hanno fatto un percorso di formazione particolare. In alcuni centri ci sono anche le figure degli psicologi, in alcuni centri, ahimè. Il dottore prima diceva che purtroppo la politica, insomma, i decisori pubblici spesso non potenziano queste attività, non danno la dovuta importanza a queste attività anche in termini di contributi. Il fatto che non in tutte le rianimazioni, non in tutti i centri ci sia una figura di uno psicologo che si dedichi in particolare a questo è legato a questa attività, l'attività della donazione del trapianto è legata a questa ottusità, forse, permettetemi il termine, dei decisori pubblici rispetto appunto a questo argomento. Io volevo fare un'altra risposta provocatoria. Vi ho parlato del donatore effettivo che si trova nella rianimazione. Ma chi è il potenziale donatore? Siamo tutti noi. E la cultura della donazione nasce dai potenziali donatori. Anche perché se andiamo a vedere, se uno dà un organo, la morte non esiste, perché quest'organo vive. Beh, questa è una cosa bellissima che sta dicendo. Beh, è vero. La morte
se ha 98 anni quasi, per cui uno lo deve accettare per forza, perché più che vecchi non si può campare. Però ho visto la mia mamma finire, perché il corpo è quello che ci dà la sofferenza, ok? Se avessimo potuto dare i suoi organi a altre persone, mia mamma sarebbe ancora viva. Molto bello. No, quando parlano le famiglie dei donatori è tutto un altro piano di discorso. Complimenti. Sentiamo. Buonasera. Innanzitutto, se è possibile prelevare una parte di fegato o un rene da un donatore ancora in vita, diciamo. Vivente. E cosa fare per poter essere un donatore di midollo osseo? Nanni, donatore. Allora, dunque, sì, è possibile. I reni ne abbiamo due, si può vivere anche con uno, quindi si può donare un rene. Anche il fegato si può dividere in due parti, no? Che sono sostanzialmente simmetriche, una più piccola e una più grande, ma sono speculari. Quindi l'intervento di portare via una parte di fegato, prenderlo e trapiantarlo a un'altra persona è possibile. Devo dire che è un tipo di chirurgia, e parlo soprattutto del trapianto di fegato, anche di rene, soprattutto di fegato da vivente, è un tipo di chirurgia che si fa in centri altamente specializzati, in centri che hanno una certa esperienza di trapianti da donatore cadavere, sì, richiede anche lì, richiede competenze, richiede un dispendio di energie enorme, che poi sottolineo sempre che non sono i chirurghi, io sono un chirurgo, non sono i chirurghi che fanno il lavoro maggiore, cioè sono chi prepara i pazienti all'intervento chirurgico, chi dopo l'intervento chirurgico li segue nelle rianimazioni, chi li segue dopo il trapianto. Che poi spesso sono sempre i chirurghi, perché non c'è nessun altro che lo fa, però appunto ci vogliono delle figure che invece dedicate. Io, diciamo così, porto l'esempio dell'ospedale di Parigi, del Paul Brousse, che è l'ospedale insieme a quello del Saint-Luc, ospedali sono pionieri della trapiantologia epatica, almeno sicuramente europea. Lì il trapianto da vivente, hanno iniziato il progetto, poi si sono fermati perché hanno avuto dei problemi, cioè sono delle procedure che richiedono, ecco, una standardizzazione e sicuramente delle capacità importanti. Noi al Brozzo abbiamo quel progetto lì, abbiamo il progetto di fare il trapianto da donatore vivente, perché abbiamo un primario che, ripeto, è stato in tante parti del mondo e da una capacità enorme da questo punto di vista. Abbiamo bisogno del supporto di tutto il resto, però. A partire, no, Stefano. Beh, perché nel trapianto da vivente abbiamo due persone. Il donatore, che è un vivente sano, e il ricevente. E quindi la responsabilità è doppia, perché anche chi fa quella donazione è una persona che non dovrebbe avere una complicanza. E al Brozzo si fanno i trapianti da vivente di rene, e chiaramente quel tipo di attività rende i chirurghi ancora più, diciamo, si sente di più questa responsabilità, questo impegno. E si fa il trapianto da vivente di rene. L'equipe della chirurgia si sta preparando per farlo, e quindi, se verranno messi a disposizione i mezzi, anche Cagliari farà un altro passo avanti nell'eccellenza, perché si può andare avanti, come una grande eccellenza si ha nella cardiochirurgia, perché i trapianti di cuore da quanti anni si fanno? Da tanti anni, 20 anni, e per lei
che cos'è oggi l'impegno di fare un trapianto di cuore? Cioè, rispetto a quando avete iniziato, adesso com'è la situazione? Che siete un grosso centro di eccellenza. Beh, intanto ci sono molti. Vi siete migliorati? Assolutamente, nel senso che i pazienti hanno anche delle possibilità che precedono il trapianto. Cioè delle possibilità per cui sono i pazienti non solo fanno il trapianto, ma sono seguiti ancora meglio, perché un'attività di eccellenza richiama altre eccellenze e quindi l'ospedale si migliora in tutte le sue attività, è questo, no? Cioè, lei è migliorata tantissimo nel suo lavoro. Sono migliorata nel senso che sono più a parte che parla benissimo al pubblico, no. Meglio quasi di noi che sia troppo. No, io volevo però parlare, se siete contenti di quella che è la lista d'attesa, di come vivono i pazienti nel periodo in cui aspettano l'organo e di come vivono dopo il trapianto. Se vi fa piacere sapere questo. Intanto, come vengono prima e come dicono dopo. Come vengono c'è inseriti. C'è una domanda sul midollo. Sì, però. Sì. Ah, già. Sì, allora. Dai, ma intanto. Prima che vada via la signora, noi gli rispondiamo subito. Sì, rispondi sul midollo. Cosa fa per essere donatore di midollo vostro? Cioè, bisogna essere iscritti a qualche registro, qualche cosa. Dunque, per i donatori di midollo. Buona sostanza, il donatore di midollo può essere un donatore vivente, appunto. Abbiamo il centro trapianti di midollo a Cagliari, il dottor professor Carcassi, che era con noi stamattina, il responsabile, richiede, io non sono uno specialista quindi non entro nel merito, però richiede una serie di esami anche lì particolari, che vanno fatti in questi centri dove si valuta l'idoneità, ecco. Per essere messi nella banca dati. Esatto, bisogna andarla a fare un prelievo all'ospedale Binaghi, sì. A Cagliari, dove c'è fare un prelievo di sangue e loro inseriscono i suoi dati nella banca dati, per cui se dovesse capitare che un paziente che ha una leucemia piuttosto che un'altra patologia neoplastica del sangue ha le sue stesse caratteristiche, la chiamerebbero. E questo vale anche per essere un donatore vivente di fegato e reni? No. Sono due cose distinte. Per fare quello, allora, ora sta per il tesserino a mettere una cosa. No, per fare nel suo caso, questa è una domanda anche questa molto interessante. Il donatore vivente deve essere un familiare del ricevente. Se non è familiare, la donazione si chiama donazione del buon samaritano. La donazione del buon samaritano è in fase sperimentale in Italia, perché chiaramente bisogna valutare anche dal punto di vista psicologico il donatore e tutte le conseguenze, e quindi nel nostro Stato questa attività del buon samaritano è sottoposta ad uno strettissimo controllo e c'è una sperimentazione fatta a Pavia molto ristretta, perché ha delle implicazioni sociali, psicologiche. E mentre quella da vivente è solo tra familiari. Grazie mille. Prego. Posso dire una cosa? Io, se tu hai ritardo, un lavoro che mi porta in posizione. Il presidente nazionale della Fondazione Italiana del Rene, della Kidney Foundation, legata alla Spagna e Puglia. Noi abbiamo fatto la giornata del Rene la settimana scorsa. Sì. Perché come un medico, quindi. Io sono un giornalista. Abbiamo anche la rivista nazionale dell'ETF, Luca. Sì, beh, io sono amico di Marfè. Così sentono tutti. Noi, Carlo, siamo amici da una vita, con Fausto anche di più, perché è stato ospite in una mia trasmissione nel 94.
Quindi io ho 24 anni, lui aveva 30 anni e trapiantava già con Mauro Sarizzoni. Sì, sì. Ma come mai si trova qui a San Giantino? Perché io abito qui, sono di Migliori, lavoro per questa zona, ah, sono di Migliori. Io mi occuperò di sanità da una vita. Quindi ne sa tantissimo. E quindi mi hanno chiamato come divulgatore, quindi, certo. Perché la SIN, Società di Nefrologia, aveva un problema di comunicazione. È un po' un difetto di certe categorie dei medici, no? Cioè si diventa tecnicistici e non si riesce a comunicare alla salute al pubblico. E noi sul trapianto del vivente adesso faremo un discorso come fondazione, come SIN. Cerchiamo di fare una campagna anche di sensibilizzazione sulla scorta delle esperienze spagnole della donazione del cadavere, incentivando eventualmente la donazione al vivente su quei casi in cui la nefropatia è grave. Abbiamo pazienti in dialisi che non hanno un supporto dialitico buono, quindi non sono ben compensati, o dei bambini eventualmente con compensazione. Però la politica che si dovrebbe fare è ritornare un pochettino alla donazione del cadavere. Noi abbiamo 45.000 persone in dialisi, abbiamo il 3% del prodotto interno lordo, che è una spesa sociale, bisogna purtroppo farla, ma è un dato di fatto. Quindi è un problema della comunicazione, delle campagne. Per fortuna c'è adesso a maggio di nuovo la settimana della donazione, però forse il Ministero, noi avremo un tavolo in Senato di nuovo con la Kidney Foundation per dare, incentivare con il tavolo delle associazioni la comunicazione tra i giovani, soprattutto, tra i giovani, che purtroppo è brutto dirlo. Nelle scuole. Nelle scuole, è brutto dirlo, ma un donatore giovane ha delle qualità, non mi piace questo termine, però organiche migliori, e quindi è una buona qualità. A Torino, dove fanno c'è una specialità incredibile, già dall'epoca di Vercellone fanno il doppio trapianto di rene, addirittura adesso sui pazienti over 70, addirittura alcuni in anestesia epidurale, proprio per agevolare. Ma quello è un discorso diverso, è una politica diversa. Diamo alle persone anziane la possibilità di vivere bene, cioè il trapianto, alla fine dei conti, non deve essere visto come un ponte solamente, ma come una qualità di vita. È la qualità di vita. Ecco la politica che andrebbe fatta sia sulla donazione da vivente, con lo split, con il trapianto che Sarizzoni fa, soprattutto anche a livello pediatrico, perché purtroppo voi registrate anche dei casi di efatopatie pediatriche che insomma sono pericolose anche per la vita. Quindi è giusto fare quella politica del donatore da vivente in familiarità. Poi voi avete detto una cosa, adesso lo diciamo male, non vorrei che fosse un po' la panacea: il trapianto del vivente in Italia è controllato severamente a livello proprio procedurale, a livello di procura di Repubblica, cioè la magistratura non si fa, dobbiamo un organo, arrivederci, grazie. E anche quello, soprattutto quello che stanno facendo a Pavia, ho visto quello del buon samaritano, ha dei cardini molto ben precisi. Forse questi incontri andrebbero fatti veramente a tavolo battente nei comuni, nelle scuole, in televisione. Io l'ultima trasmissione che ho fatto l'ho fatta nel 2004, poi i fondi sono finiti, neanche ne abbiamo più parlato. Cioè si spendono soldi per tante cose, poi su queste cose sociali. Guardi, l'ultima trasmissione sui trapianti la fece l'attuale assessore alla sanità, da giornalista, Simona, esattamente 2 anni fa, o due o no, tre anni fa all'epoca avevamo Monitor, tre anni fa. Esattamente, da allora Pidolina non ha più fatto una trasmissione appunto su questa cosa. Mi posso collegare un attimino al suo intervento, che ringrazio, per dire che il tasso di opposizione alla donazione in Sardegna è del 20%, anzi del 20.4%. questo anno 2012, mentre nel 2011 era il 19,4%. Questo per dirvi che non è affatto vero che il 2012 è un anno dove tutto è andato bene. Assolutamente, nel 2012 c'è stato esattamente il 22% in meno dei trapianti fatti. La verità è che in Sardegna, nell'anno che è appena trascorso, le osservazioni nelle rianimazioni sono diminuite in misura notevole, e di conseguenza, diminuendo le osservazioni di morti encefaliche, sono diminuite le donazioni e i conseguenti trapianti. Per questo come associazione siamo preoccupati. Raramente capita che un paziente in lista d'attesa muoia. 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, una paziente del Sassarese, che era in lista d'attesa per il trapianto di fegato, è morta, perché non c'è stato un organo a sua disposizione per poterla trapiantare. Per cui quando esprimiamo la nostra forte preoccupazione come associazione di volontariato, vorremmo che qualcuno ci ascoltasse per capire bene che noi facciamo il possibile. Il fatto che siamo qui a Sant'Antioco e stamattina a Carboni e domani mattina nelle scuole sempre di Sant'Antioco significa che il nostro impegno ce lo mettiamo.
Ma questo impegno non basta, qui ci vuole un impegno, diciamo, di chi dirige la sanità, di chi governa la sanità a livello nazionale e a livello regionale, affinché un impegno a promuovere la donazione e l'informazione sui trapianti sia costante. Mi rendo conto che è importante questo e noi ve lo diciamo tranquillamente. Vorrei solo dire questo per chiudere questo pezzo di intervento, parlando proprio di dializzato. Ogni dializzato costa allo Stato italiano, alla sanità pubblica, 50.000 euro all'anno. Ok, con 50.000 euro, anche meno, riusciamo a fare un trapianto di rene. Se noi raddoppiassimo i trapianti di rene, potremmo pagare con i risparmi della dialisi il costo di tutti i trapianti. Cioè, noi vorremmo che si arrivasse a questo, fare in modo che la gente abbia, come diceva l'amico giornalista, una qualità di vita migliore, e chi è dializzato ne ha una pessima di sicuro. Allora, con quell'operazione, col trapianto, gli diamo una qualità di vita migliore e risparmiamo. Quindi il trapianto è anche un risparmio. Vorrei che questo fosse chiaro, cioè non è un investimento a perdere, è un investimento a guadagnare, che serve in tutti e due i termini, sia in salute sia in termini economici. Per cui è meglio informare la gente, fare in modo che ci siano le donazioni affinché la gente possa anche guarire. Questo l'ultima è il brutta concetto. Notizia è che a Roma hanno chiuso 3 centri di dialisi per la spegnere di luce e non ci sono i soldi per gestirli, quindi questi pazienti da Roma vanno da Piglia, insomma non ha senso. Abbiamo 1, 2, 3 domande. Iniziamo. Allora, io volevo chiedere questo. Generalmente quando si inizia a parlare e dare ai parenti la richiesta di donazione d'organo, generalmente si fa una richiesta molto genuina per il parente, nel senso che una richiesta di donazione d'organo significa che io posso togliere qualsiasi organo al deceduto. Io penso che con un grosso impatto, specialmente in alcuni organi in cui noi credo che culturalmente non siamo ancora preparati a donare qualsiasi parte del nostro corpo, ma come diceva e giustamente ha fatto risaltare quella bambina, pensavo che il cuore fosse più importante rispetto a tutto quanto, no? Anche al cervello, è chiaro che c'è un impatto emotivo molto forte. Perché non fare anche una richiesta specifica ai familiari quando c'è una certa difficoltà ad accettare tutto, diciamo, il trapianto di qualsiasi il prelievo di organo di quello che si richiede, no? Invece specificando e chiedendo alla famiglia, posso prendere i reni, posso prendere il pancreas, posso prendere il cuore, posso prendere, cioè una cosa più mirata, a mio parere ci darebbe delle risposte più positive. Questo è quello che noi vediamo in una situazione anche di osservazione, e credo che da un punto di vista psicologico questo qui sia più accettato, e anche in base alla nostra cultura, finché non verrà superato un certo problema, potrebbe essere maggiormente accettato. Facciamo le 3 domande di seguito, così poi non ci Io vorrei porre questo. Allora, si presenta, o qua la conoscono? Sì, mi buongiorno, sono trapiantato. Quanti anni ha? Volevo chiedere. Quanti anni ha? 66. E di trapianto? 13 anni. Complimenti. Eccola gli vinci. Sì, vediamo. Volevo porre questo fegato. Fegato. Volevo porre questo quesito. Un trapiantato per HBV o HCV sfociato in cirrosi epatica può essere anche donatore? Momento. Ha usato un linguaggio che tutti non la capiscono. Perché c'è il giornalista che ci dice che non facciamo bene l'informazione. E non l'ha capita nessuno. È il virus dell'epatite B. L'HCV è il virus dell'epatite C. Bravissimo. Seconda domanda, un po' più impegnativa ancora della prima, la terza domanda. La terza domanda è questa, mi rilascio un po' a quello che ha detto il signor
vi posso, per quello che è la mia esperienza, vi posso dire quali sono state le mie regole all'idea di espiantare i casali di mio padre. E il fatto che lui era vivo. E sebbene mi abbiano detto che cerebralmente fosse morto, io, poi perché ci sono queste informazioni su internet, cose di questo tipo, sui risvegli, dei coma profondi e cose di questo genere, io ho fatto fatica ad accettare l'idea che lui, già che io lo salutassi l'ultima volta da vivo e che lo mandassi, tra virgolette, a morire, perché il corpo era nulla. E quindi c'è forse bisogno di una rassicurazione su quello che vuol dire morte, cioè, se è una vera morte o no. Questo è. Una domanda gliela faccio io. Perché riteneva, vabbè, c'è l'aspetto affettivo, no? Ma cioè lo sentiva vivo dal punto di vista affettivo o era veramente vivo? Lui la mattina. Perché il problema sta lì. Sì, lo so, però è un discorso che è chiaramente. E poi c'è anche questa velocità degli eventi, perché 3 ore prima ci ha parlato. E poi ha avuto un'emorragia cerebrale. Sì, quello che è successo è che lui, quando sono arrivato la prima volta all'ospedale, era preso in domicile. Quindi sembrava stesse morendo. Quello che uno vede in una persona che sta andando, se vede tutti i vicini infilati. Il giorno dopo, quando sono tornato, è passato il periodo di osservazione, avevano tolto tutto. E lui era lì, respirava e sembrava sereno, tra virgolette. Per cui, mi è sembrato più sano, passatemi il termine, il giorno dopo rispetto al giorno prima. Quindi è stato faticoso per me, sotto un certo punto di vista, dire, quando l'ho salutato, dire, tra l'altro poi io ero qui in Sardegna perché non ero trasferito, però papà è morto a Genova, per cui è stato un casino, poi ero a Milano, per cui insomma è stato un periodo assolutamente traumatico. È stato difficile, cioè vedere una persona viva che fino a un attimo prima c'era e poi decidere no, tu adesso vai, ti tolgono quello che muori adesso fisicamente, è stato piuttosto difficile. Per cui ripeto, cioè forse sarebbe il caso di preparare bene le persone a cui viene data questa richiesta su quello che vuol dire effettivamente la morte cerebrale. Perché io quel dubbio l'ho avuto, insomma, questo ve lo posso dire tranquillamente. Sì. Allora, tu che hai risposto a voi dare? Delle tre. Beh, quella più impegnativa. Devo scegliere. Virus dell'epatite B e virus dell'epatite C. Sì. Se vi è chiaro, quando parliamo di virus dell'epatite B e virus dell'epatite C, restiamo con questi termini, se no spieghiamo ancora meglio. Va bene, allora, se uno che ha un virus dell'epatite B o dell'epatite C può essere un donatore? Questa è la domanda. L'ho riassunta bene? Sì, per me. Allora, cosa rispondi? Per il virus dell'epatite C, no, non lo può essere. In realtà, perché non dare un fegato di un donatore che ha l'epatite C a un ricevente che ha l'epatite C? Perché ci sono diversi tipi di epatite C. E in effetti qualcuno in qualche centro sperimentale, come studio sperimentale, lo ha fatto. Però in linea di massima la risposta è no. Per quanto riguarda l'epatite B, facciamo una piccola distinzione, di quella che è attiva. Aspetta che completo. Perché sull'epatite C c'è questo freno? Perché di epatite C non si può guarire con le cure mediche se non in un 60% dei casi. Per cui chi riceve il fegato di un'epatite C avrà un'epatite C. E quindi qua sta il problema. Anche se questa è negativizzata? Sì, perché l'epatite C. E qui andiamo molto sul tecnico. Tecnico. Non so se volete prendere la sua su cose molto tecniche. Comunque io direi di no. La risposta per l'epatite C è meglio di no, perché si trasmette la malattia e quindi bisogna ancora studiarci parecchio. Epatite B.
cioè donatore che ha avuto l'epatite B, può essere un paziente, può essere un donatore, e quell'organo a chi verrà dato? Ecco, e anche questa è una domanda molto tecnica, quindi bisogna vedere. Ma non intendevo solamente il fegato, intendevo anche gli altri organi. Anche gli altri organi, è ancora più complicato. Nanni, risposta complicata. Ok. Bene, l'epatite B, però le mie risposte sono semplici. Lo so, ma le domande sono difficili. Per l'epatite B, chi non ce l'ha attiva, cioè chi l'ha avuta, la risposta è sì, perché abbiamo la possibilità con dei farmaci di controllare il virus anche in quello che riceverà l'organo. Mentre per le patite C, un paziente può ricevere un cuore se ha una di queste due, se il donatore ha una di queste due, se è un B o un C? Non ho capito, ma... Un paziente che ha una ciclina può ricevere un rene, un cuore. Può ricevere o può donare? Può ricevere o può essere donatore. La stessa cosa, se ha l'epatite C non può neanche donare il rene e non può neanche donare il cuore, perché trasmette sempre il virus e quindi non si può. Al soggetto ricevente, l'altra domanda difficile è se nel chiedere il consenso alla donazione, anziché chiedere un consenso multiorgano, si può ridurre. Cosa risponde il dottor Fantola? Rispondo di tutto, fai domande. No, io ho cercato di renderla più chiara, no? E voi cosa ne pensate? Lei come la pensa? Dico, dal momento in cui uno decide di dare un organo vitale, penso che possa dare tutti gli organi che praticamente abbiamo e che possiamo dare, cioè, dal momento in cui noi non ci siamo più, gli organi li diamo tutti, perché riceve, non so, se per queste cose non può avere nessun risultato, non capisco perché non si possa. Se io dico, sarò donatrice per tutti gli organi che ho, non mi interessa, dal momento in cui decido di fare una cosa di questo tipo, mi fermava il fatto della religione, perché io sono buddista e non so e non sapevo che si potesse fare. Per cui dal momento in cui ho detto che non c'è nessuna importanza il fatto della religione, io questo volevo sapere, che era la cosa più importante, diciamo, per quanto mi riguarda, ma se non fa niente, perché le religioni sono tutti d'accordo, sono io donerò tutti i miei organi. Però il Signore chiedeva un'altra cosa, lo diceva personalmente, diceva, se io familiare, se a me familiare... Un attimo, i miei familiari, praticamente, dal momento in cui io gli bacio e dico che sono questa cosa la faccio volontariamente, loro devono sicuramente accettare per quello che io gli dico, anche perché comunque glielo dico con convinzione e soprattutto perché dono, perché è una cosa che io voglio, è una mia volontà. Per cui i parenti devono soltanto rispettare quello che io ho, la mia volontà. Però capitano delle situazioni nelle quali le volontà... Succede che il deceduto abbia anche il pensierino di donazione vitale. Allora, si prende atto che lui sia, quindi, ha deciso di donare. Ha espresso una volontà. I suoi genitori, iniziando dalla madre, no? Oppure specialmente la madre, che non c'è certa età, si oppone, e come si dice in sardo, beh, adesso l'ora non si dà un domani. No. E traduca per tutti, si è capito, traduca in italiano. Non vorrei donarlo, lasciando aperto quello che... E delle due volontà quale pesa di più? Come? Delle due volontà pesa di più? In quel momento, dal punto di vista giuridico, dipende più dalla madre che nella legge italiana. No. Allora... La volontà più importante è la volontà del donatore. Sì,
Ed è talmente importante perché in quel momento non può dire di più di quello che ha già detto. E quindi l'ha detto e scritto. E quindi non ho capito il concetto che esprime te. No, perché in certe situazioni, allora perché sì, per quale siamo obbligati, se c'è questo foglio scritto in tasca del deceduto, perché dobbiamo chiedere ai familiari il consenso, allora ce lo prendiamo tutto questo consenso. In teoria lei ha ragione, perché la legge, la legge 91 autorizzerebbe le rianimazioni a fare previa degli organi senza chiedere, in teoria, però in pratica non lo fa nessuno. Però le posso anche dire questo, non per esperienza diretta, ma perché i rianimatori ce lo hanno raccontato. Non è mai capitato un caso in cui, in presenza di un tesserino firmato dalla vittima, da colui che è deceduto, che i familiari non abbiano rispettato la volontà. Questo non è mai capitato, perché di solito cosa fanno? Rispettano quella che era la volontà del paziente che dice lui. Questa è la frase. La risposta è questa: dal punto di vista giuridico vale di più la volontà del paziente deceduto. Poi c'era una seconda domanda: se una persona è in una condizione di morte cerebrale, donare un organo o donare tutti gli organi che possono essere donati non cambia niente. Per cui si rispetta la volontà di chi voleva donare, e la volontà di donare è che uno vuole donare tutti gli organi che sono utili per ridare la vita. Quindi la mia risposta è questa, e il legislatore italiano, che ha fatto la legge sulla donazione e trapianto, si esprime in questa maniera. Cioè, tu doni ciò che è utile perché ridai la vita a tante persone. Cioè, un donatore moltiplica la vita. Questo è lo slogan. Invece, perché il problema è che un familiare che viene coinvolto vede il papà e il papà gli sembra ancora vivo. Cioè, il punto, secondo me, è quello che bisogna dire una cosa solamente importante. Cioè, una cosa è il coma e una cosa è la morte cerebrale. Cioè, in queste cose non è che ci sono delle sfumature. No, o è bianco o è nero. Cioè, uno che è in coma si può risvegliare domani, dopodomani, dopo un anno, a volte anche dopo tanti anni, quello in coma. Okay. Quello che invece è morto, è un paziente morto. Il fatto di rivoluzione culturale in questo senso è quello che è la risposta, qual è l'organo più che comanda, e non è il cuore. Cioè, poi si muore perché uno c'ha un arresto cardiaco, si muore anche perché uno non gli funziona il fegato, ma è il cervello. Quindi dobbiamo dire questo noi, perché la sentiamo cosa c'è un'altra domanda. L'esperta della cardiologia vuole dare una risposta sul fatto che il familiare, vedendo il corpo del proprio padre, lo percepisce ancora come vivo. E questo qui è vero. È vero dal punto di vista affettivo, però dal punto di vista medico e degli strumenti che hanno tenuto sotto osservazione per 6 ore quel paziente ricoverato in rianimazione, hanno stabilito che non è un coma da cui potrà risvegliarsi, ma è una condizione di morte cerebrale. Esempio di che ci sia uno strumento. Perché ventilare? Allora, lì probabilmente verrebbe.
forse è venuto il pensiero, perché non aspettare ancora? Perché non vedere se ci sono delle evoluzioni. In una situazione di morte cerebrale le evoluzioni sarebbero solo peggiorative, nel senso che anche tutti gli altri organi, andando avanti nel tempo, avrebbero avuto si sarebbero deteriorati. Quindi per questo i tempi di osservazione sono quelli che ha descritto il dottor De Dora, per questo viene chiesto ai parenti dopo quei tempi, perché andare avanti e tenendo un paziente comunque attaccato al respiratore, tenendolo lì in attesa di nessuna modifica, perché la morte cerebrale è la morte, non c'è altro, non c'è altro, nel senso che non ci sono possibilità, come diceva il dottor Fantora, se non peggiorativi. L'unica possibilità è che gli organi che potrebbero essere utilizzati, donati ad altri per altri pazienti, non sono più utilizzati, non sono, ecco, non abbiamo più. Però il corpo era vivo, cioè si vedeva che era morto guardandolo, ma era caldo, aveva il cuore che batteva regolarmente. Esattamente. Ma non era meglio, era la macchina che lo faceva battersi, questo è il concetto. L'attività cerebrale era a zero, per cui non c'era attività elettrica ed era morto. Purtroppo è questo. Ma era vivo, era caldo. Essendo consigliere nazionale dell'associazione italiana diabetici, mi pone con la domanda se il diabete tipo 1, nel caso in cui diciamo si verificasse la situazione di intonazione, in considerazione della valutazione degli organi che viene fatta appunto da chi poi preleva, a parte occhi e reni eccetera eccetera, potrebbe, diciamo, rimanere almeno un organo da poter donare? Sì. Aspetta, un diabetico di tipo 1. Aspetta, siccome la domanda è un po' tecnica, volevo sapere se l'avete capita tutti. Sì. Ok, allora... Dottor Fantola, questa domanda. Sì, dunque, ecco, la laghiamo magari. Qualsiasi tipo di paziente di donatore con delle patologie va valutato per la donazione. Noi abbiamo un diabetico di tipo 1, ma abbiamo anche altri pazienti che hanno altre patologie. Il paziente va valutato. Ogni paziente può avere determinati problemi diabetici non vascolari che possono dare dei problemi, evidentemente, magari richiede una maggiore accuratezza nella valutazione dell'idoneità, cioè di capire se è idoneo a fare il donatore, cioè bisogna fare più esami, valutarlo meglio. Però in realtà sì, per quanto riguarda almeno il fegato, sì, pancreas no. Non viene scartato a priori. No, è un donatore. È un donatore. Potrebbe anche essere un donatore di reni se quella sua malattia diabetica non hanno danneggiato i reni. E quindi è un donatore. Con la scarsità di non rientra nei criteri di esclusione. Non ce ne possiamo andare. No, noi restiamo volentieri, appena voi siete stati. Per fare il testimone invece dovrebbe andare. I tesserini sono messi qua sul tavolo e si può, compilando il tesserino, si è una sorta di attestato di volontà. Il tesserino può essere conservato, però ogni ASL c'ha, se uno vuole proprio registrarsi, ogni ASL ha un suo ufficio dove può essere fatta una registrazione che finirà poi in un registro nazionale. Ma è sufficiente tenere nel portafoglio il tesserino perché si è dei potenziali donatori. Pino, se fai le conclusioni. Volevo
ringraziarvi tutti perché... Sì, andiamo le bambine, scherzate. Io vi auguro di arrivare a 100 anni. Noi siamo ospiti della... Qui, se volete, potrebbero fare delle conclusioni, perché i padroni di casa, chi ci è rimasto dei padroni di casa? Venga, assessore, venga, che ti fa piacere che ci saluti. Vedi, i suoi concittadini, chiaramente. Allora, noi vi ringraziamo per tutte le domande che avete fatto, speriamo di essere stati sufficientemente chiari e domani avremo un incontro anche con le scuole proprio in questa sala. Adesso abbiamo due assessori, uno comunale e uno provinciale, quindi invitiamo loro a dare un saluto ai cittadini, visto che sono i loro concittadini. Io ci tenevo davvero a ringraziarvi perché è un'iniziativa molto importante, fare sensibilizzazione insomma per questo argomento che comunque tocca un po' tutti nella vita, perché o avevo un parente oppure si tratta personalmente, è davvero molto molto importante. Io penso che sia l'atto di donazione più grande che l'essere umano possa dare, perché dare la vita a un'altra persona è qualcosa di immenso che ci gratifica e che ci fa, che dà secondo me tanto a chi dà anche, non soltanto al donatore che lo riceve. Quindi c'è bisogno di parlarne tanto, di fare una nuova cultura riguardo a questi argomenti, e come diceva il sindaco, noi vi invitiamo davvero perché l'argomento è interessantissimo, quindi grazie per il vostro impegno. Grazie, assessore. Io ringrazio tutti, faccio mie le parole di Mariella. Abbiamo anche, non solo come provincia, cioè il nostro patrocinio nelle vostre iniziative, ma anche qui con l'associazione che appunto ha voluto che oggi ci fosse qua nel nostro paese questa iniziativa, perché appunto riteniamo che sia importantissimo appunto sensibilizzare la donazione degli organi. Siamo tutti potenziali donatori, siamo tutti potenziali riceventi. Io conosco di persona un amico trapiantato, quindi ho vissuto la sua esperienza, ho vissuto quel periodo, anche se non direttamente, però so che cosa vuol dire trovarsi nelle condizioni di essere in lista d'attesa, cioè oggi ci sono, domani potrei non esserci più, quindi in questi momenti è davvero fondamentale un organo a disposizione in quel preciso momento. Quindi domani questa iniziativa verrà replicata ai nostri studenti del liceo, anche perché proprio è importante che sin da ragazzi si conoscano queste problematiche e si sensibilizzi proprio i ragazzi più giovani, in modo che poi riportino alle loro famiglie quello che hanno appreso durante appunto la manifestazione. Quindi io vi ringrazio il signor Aggiola, ringrazio tutti i medici, ringrazio il comune di Sant'Antioco che ha ospitato appunto l'iniziativa. E ringrazio tutti i presenti, perché dicevo prima, io prima ero molto scoraggiata perché personalmente ho portato gli inviti a tutte le associazioni del nostro paese, sono andata, ho chiacchierato con tutti, ho detto a tutti che oggi ci sarebbe stata questa iniziativa, sono rimasta un po' delusa perché non è stata partecipata, però io ringrazio i presenti perché davvero per la loro sensibilità, per essere qua e per sensibilizzare a loro volta le altre persone, i loro amici, i loro parenti. Quindi grazie e buonasera. Ringraziare tutti voi, ringraziare gli enti locali che ci sono a fianco. Noi non abbiamo chiesto soldi assolutamente, né contributi né niente, lo facciamo volentieri, sappiamo che gli enti locali attraversano un periodo molto difficile, le pubblicazioni le abbiamo fatte e ci teniamo. Vorrei ringraziare anche gli amici del SUCI, della Prometeo, che si sono impegnati per fare queste manifestazioni, in maniera particolare Vittorio Macri, che è il nostro responsabile per questo territorio,
E poi, permettetemi, vorrei ringraziare calorosamente le famiglie che hanno donato, perché il dono che voi avete fatto ha permesso a qualcuno di noi di ricominciare a vivere. E se io sono qui, se Vittorio è qui, e se questa bella signora che c'è nella prima sedia là in fondo è qui, è anche l'amico che da 13 anni è trapiantato, se siamo qui è perché ci sono famiglie meravigliose come la vostra che hanno donato gli organi. Quindi grazie a tutti voi.